Benvenuti a tutte e tutti e grazie per essere venuti oggi a trovarci in questa particolare cornice del Mix Festival che ci ospita nella cornice appunto del CAM ed oggi parleremo di un tema del sesso e la disabilità. Questo panel fa parte del ciclo di panel del Mix Festival chiamato Queering the Question, perché riteniamo che le domande spesso siano più importanti delle risposte. E in un'ottica sempre più intersezionale del Mix Festival, oggi in questo panel vogliamo proprio aprire una finestra di conversazione per aprire anche degli spunti e dei punti di vista differenti su una tematica che spesso viene vista solo in modalità monodirezionale. Invece oggi con i nostri panelist avremo la possibilità forse di aprire anche degli sguardi e dei punti di vista diversi sul come viene vissuta la sessualità da persone con disabilità in un'ottica quindi intersezionale. I nostri ospiti di oggi: Nicola Macchione, da cui il panel prende il nome, Sex Ability. Nicola Macchione è un urologo, andrologo, nonché divulgatore scientifico che molti conosceranno anche tramite la sua attività molto, diciamo, viva e fervida sui social, e nonché l'ideatore della prima edizione che è avvenuta nel 2023 di Sex Ability, e poi ci racconterai. Abbiamo qui con noi anche una delle protagoniste del podcast Sex Ability, Valentina Tomirotti. Giornalista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, ma lascio la parola e anzi colgo l'occasione di ringraziarla, Greta Sklaunik, firma del Corriere della Sera, che modererà il nostro incontro. Grazie mille per questa super presentazione. Inizio subito, visto che si è parlato, accennato alla possibilità di fare domande. Prendete appunti e alla fine lasceremo uno spazio proprio per quelle, perché se non diamo lo spazio alle domande per il pubblico in un momento in cui è così importante più la domanda della risposta, insomma, sarebbe sbagliato. Allora, tra l'altro questa è una mia grande responsabilità, perché queste domande aiuto. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da fare a Nicola è com'è che hai iniziato al tuo lavoro sulla sessualità delle persone con disabilità e perché pensi che sia così importante? Io e Greta a settembre dell'anno scorso ci trovavamo in Mondadori a Milano a parlare del mio libro, che c'ha un capitolo proprio che tratta di questo tema, la sessualità e la disabilità. Un tema a me molto caro perché l'ho vissuto in prima persona in quanto responsabile di un servizio di consulenza di urologia per persone con disabilità fisica e intellettiva. E ogni volta che andavo in questo reparto io trovavo richieste da parte delle persone con disabilità di dover in qualche modo dare voce a questa sessualità che veniva sempre vista e in modo, come dire, infantilizzante, veniva continuamente infantilizzata, veniva continuamente posta in un secondo piano. Tutti si soffermavano alla disabilità e quindi va bene curare quella, va bene mettere a posto quella, cercare di compensare eventuali mancanze, ma nessuno si soffermava sulla qualità della vita delle persone con disabilità, che è anche la vita sessuale. La vita sessuale è qualità di vita e lo è per tutti e per tutte, quindi non c'è da far distinzione. E proprio lì nasce la voglia e il desiderio di parlarne. Poi ovviamente l'incontro con un'azienda che è WellSpect, che a un certo punto mi propone un progetto di divulgazione, e lì nasce l'idea di Sex Ability. E poi vedrete cosa è successo. Valentina invece è una delle persone, delle voci che è intervenuta in Sex Ability, se non ricordo male, in ben due puntate, giusto? E, vorrei chiederti di raccontare un po', per chi non la conosce, la tua storia. Chi sei e come mai anche per te è stato così importante iniziare a parlare di questo, perché ricordiamolo, tu sei attivista. Tra l'altro io ho conosciuto Valentina ormai 5 anni fa, perché aveva realizzato un bellissimo servizio fotografico sexy ed era un po' era la prima volta che veniva realizzato un servizio del genere in Italia.
Intanto grazie a tutti e grazie per avermi invitata. La mia storia è molto, molto semplice e molto onesta. È fatta di un'immagine che vedete, che non rappresenta uno standard, ma che nonostante tutto, termine molto caro al mondo della disabilità, occupa un posto in questo mondo come persona, come professionista nel mondo della comunicazione, ma ancora prima, dopo essere una persona, la diretta conseguenza, nel mio caso, è essere un attivista. L'attivista non è una professione, ma è come essere una suora senza avere un credo. Nel senso che il mio credo è rispettare quello che rappresento, la mia famiglia di appartenenza, che non è la famiglia che mi ha dato il cognome, ma è la mia categoria di persona con disabilità, donna, che è ancora diverso. E essere un attivista vuol dire guardare oltre, guardare fuori e soprattutto agire in qualche modo perché le persone con disabilità possono, non dico avere una vita più facile, perché la vita di ognuno è facile e difficile, come tutti, non è solo preclusione della disabilità, ma per tracciare una traiettoria, per capire cosa succede in questo mondo, su questo tema, rispetto alle istituzioni e alla società. Essere attivista vuol dire metterci la faccia, prendere le carezze, e non quelle fatte per pietà, ma prendere anche tanta, tantissima merda. E alle 11 del mattino la parola merda si può dire. E quindi attivista vuol dire esserci, oltre che avere, che poi alla fine avere è molto meno, essendoci cerca di trovare un canale di comunicazione che possa essere capito da chiunque, almeno ti impegni per farlo. Siccome il mio carattere non è una traiettoria molto dritta, mi piacciono le cose un po' frizzantine, 4-5 anni fa, più 5 forse, ho posato per un servizio in biancheria intima che nessuno mi ha ordinato. Mi sono svegliata una mattina e ho detto: perché non farlo? Ovviamente non semplicemente per dire guardate, le ho anch'io, ce l'ho anch'io e tutto quello che volete, ma per aprire un dialogo e un contraddittorio facendo leva su un cliché. Tu la donna in prima battuta la spogli e dopo la fai parlare forse. E quindi io ho detto, va bene, io mi spoglio, poi però vediamo come ne parli, vediamo cosa ti viene, cosa ne esce. E ne è uscito veramente il mondo, tant'è che dopo di me varie persone hanno seguito un po' l'andamento e è uscito un bel dialogo nel bene e nel male, fatto di supporto e di, come si può dire, repulsione. Repulsione non è neanche una parola bruttissima, nonostante la si usi per le cose più negative da vedere. E da lì è iniziata la mia vita da attivista, il mio battesimo e ciao. Diciamo che di questo argomento, cioè la sessualità delle persone con disabilità, se ne parla ancora molto poco. Infatti il lavoro di Valentina è molto importante anche per questo. Ed è ancora più importante il tuo, perché va anche un po' a monte, perché lei ovviamente fa un lavoro, però tu ne hai anche uno in senso medico, che si somma a quello da divulgatore. E mi chiedevo in realtà perché non se ne parla ancora così tanto? Guarda, in realtà
se ne parla pochissimo perché, come l'avevo definita io una volta, è la sessualità invisibile, no? Quella che non erotizza la maggior parte delle persone. Quindi, perché la comunità dominante, il pensiero dominante, non è particolarmente citato dalla persona con disabilità, allora quella roba lì diventa non vende, non è un mercato, non è una roba che ci interessa. E la sessualità invisibile è proprio quella che la società non vuole vedere, che però esiste, ha il suo diritto di essere, deve esistere e va rispettata, ma va soprattutto comunicata, perché se non la comunichi non la conosci, e quando non la conosci rischi di non rispettarla, rischi di trascurarla e di non occupartene, perché tra l'altro non è una sessualità facile, Valentina ce lo insegna, no? È una sessualità fatta anche come tutto per una persona disabile tendenzialmente, è una sessualità anche ad ostacoli, tanto clinici quanto fisici. In realtà è una sessualità che bisogna raccontare di più rispetto a quella che non è con una disabilità. Anche se in realtà forse noi parliamo in questo caso della disabilità evidente agli occhi, ma ne esistono tantissime nella sessualità che non sono evidenti, ve lo posso garantire, ma io cerco di vederlo ogni volta mi si presenta un paziente davanti, e ti dico che molte persone non sono nemmeno consce della propria disabilità sessuale, e che in realtà abbiamo quasi tutti, poi c'è chi l'affronta, chi non l'affronta, chi la lascia una disabilità. Valentina ha avuto coraggio di affrontare le sue, si è messa a nudo in tutti i sensi, e noi abbiamo apprezzato molto, Vale. E tra l'altro nel video podcast lei racconta tantissima della sua sessualità ed è stragenerosa nell'intervista, infatti vi invito a vederla. Si alternano emozioni, sorrisi, pianti, è veramente straordinaria. E appunto, dicevo, lei ha il coraggio di dirlo, ha il coraggio di farlo vedere. Molti di noi hanno disabilità sessuali e non le mostrano. Io invito ognuno di noi a scoprire la propria disabilità sessuale, a guardarla in faccia e ad affrontarla, perché in realtà non lo facciamo quasi mai. Ecco perché ne vale la pena parlare e bisogna parlarne sempre di più, perché in fondo scopriremo che tutti quanti di noi in fondo una piccola disabilità ce l'abbiamo da affrontare. Ti lancio una velocissima provocazione, ma secondo te tutti siamo consci di avere il diritto a una sessualità felice? Purtroppo no, ed è quello su cui lavoriamo. Tu, Vale, di questo cosa ne pensi invece? Perché io so, perché ti seguo ovviamente da anni sui social, molte persone ti scrivono e ti fanno quelli che sono a tutti gli effetti degli insulti, ma sono un po' travestiti da complimenti. E tu ovviamente ogni volta li rimarchi, cioè questo non è un complimento. E sembra quasi che ti stiano dicendo che ti vedono con determinati occhi, ma sono gli occhi sbagliati, non so se mi sono spiegata. Il problema è che parlo ancora le immagini, facendo quelle foto, ma anche parlando del progetto di Nicola, quello che emerge è proprio lo stereotipo, cioè la non conformità ad ambire ad una sessualità, perché non rispecchio un cliché, un prisma, uno standard. Quando nell'intervista affronto una questione appunto dell'immagine e dico che il mio culo è più sodo di quello di Belen. Ora, non vi invito a provare perché il culo è mio, però andando sulla carrozzina H24 in giro per le città, Milano, Mantova, non solo di Mantova, con una pavimentazione non proprio idilliaca, io ho una ginnastica continua al mio sedere, e questo, cioè, secondo me, Belen mi potrebbe chiedere consigli. Venendo alla domanda di Greta, la gente ci prova nel senso che lancia parole, a volte a caso, a volte ci prendono, sbagliano le modalità, sbagliano a costruire il pelo della frase, cioè le parole sono vagoni, loro magari mettono la locomotiva alla fine, infatti il treno deraglia perché poi io li massacro. Non è neanche però questione di coraggio fare questa cosa, perché la parola coraggio mi viene sempre un po' di pelle d'oca rispetto alla comunicazione che fanno tutti sulla disabilità.
cavoli, come sei coraggiosa. No, sono Valentina, ho un carattere nel bene e nel male e quindi quello mi porta a scegliere di qua o di là. Ma non è coraggio, il coraggio può essere rispetto alla società nella quale ci troviamo a parlare di quell'argomento. Ma potrebbe essere Valentina, Maria, Federico, chiunque. Il problema della società è il contenitore, non è il soggetto che lo fa. Poi ovvio, io ci metto molta enfasi, ma lo faccio davanti a una pizza, col microfono in mano, con i miei genitori, col mio capo, cioè con chi mi dà diritto di parola, di essere me stessa. Ora non è che vi dovete immaginare che io vado in giro eternamente in mutande a fare non so cosa, però non disdegno il dialogo e non disdegno anche un linguaggio diretto alla questione, perché così non ti lascia molto spazio a trovare un tuo modo per costruirti un pensiero parallelo che non è quello giusto. Ecco. Siccome stiamo introducendo il tema del linguaggio, anche questo secondo me è molto importante, perché tu hai anche accennato al fatto che quasi tutti noi abbiamo delle disabilità sessuali, però non solo non lo sappiamo, ma non le sappiamo neanche dire, lo sappiamo nominare. Quanto è importante il linguaggio in questo? Guarda, io dico sempre che siamo una società sessualmente analfabeta, non sappiamo, cioè noi non abbiamo un alfabeto alla sessualità, ma non abbiamo nemmeno un alfabeto per il nostro corpo. E me ne rendo conto tutti i giorni in ambulatorio, quando vedo gente che mi deve dire un problema, cioè mi deve dire: ah guardi dottore, ho questo fastidio, e non mi sa nemmeno elencare dove, né come, né quando, perché siamo completamente analfabeti. A noi manca la componente educazionale, l'alfabetizzazione al nostro corpo, al nostro piacere e quindi alla nostra sessualità. Ma perché ci manca proprio veramente la parte educazionale, come dicevamo forse anche l'altra volta. Noi siamo abituati a un certo punto, ah, va bene, a biologia a scuola, studiamo l'apparato riproduttore, ovaia, testicoli, ma tutto il resto, cioè l'apparato del piacere, l'apparato della questione genitale, cioè la parte genitale esterna, parte, ma non solo tecnicamente, proprio la parte legata alle tue emozioni rispetto all'organo genitale, a quello che è il tuo sentimento, a quello che è il tuo feeling. Le persone non sanno esprimere nemmeno quando hanno un problema, anzi a volte li vedi in imbarazzo perché magari conoscono la parola un po' più quella da volgo, che dicono: ah, ma io forse non usarla col dottore. Poi io per fortuna sono abbastanza diretto, però il rischio è proprio quello: non sappiamo comunicare nemmeno quando abbiamo un problema, perché siamo degli analfabeti sessuali. Ovviamente il compito di chi fa il mio lavoro e quello anche di Valentina è cercare di dare le parole per poter comunicare anche l'esistenza di una disabilità, in quel senso lì. Perché alla fine tutti e due avete in diversi modi affrontato il tema del coraggio, che secondo me è sbagliato, perché noi non dovremmo avere il coraggio di dire qualcosa, dovremmo dirlo e basta. Assolutamente, infatti come diceva Valentina, il coraggio è una parola che a volte è un po' esagerata, no? Uno lo dice perché credo che sia giusto doverlo dire, ma non credo di fare un atto di coraggio. Cioè il coraggio era quello che si faceva ammazzare per la patria, insomma io avevo un po' così, però nel mio caso è stato coraggioso perché ho avuto tantissimi ostacoli al lavoro per questo tipo di nuovo mestiere che mi sono addossato. Però è anche vero che a un certo punto dice: guarda, ho deciso di fare sta roba qui, va bene, so che mi dà delle soddisfazioni personali legate al ritorno empatico delle persone e quindi va bene. E non è un atto tanto legato al coraggio quanto al fatto che sai che è la cosa giusta, perché sai che è la cosa che ti torna in comunicazione con le persone che ti dicono: grazie, finalmente ho affrontato questa cosa, grazie che sono uscito a guardarmi in faccia, mi sono guardato allo specchio e ho accettato che probabilmente questa cosa che ho sempre considerato una disabilità non lo è, e quindi va bene così. E questo in realtà è la cosa più bella di quest'atto di coraggio, se vogliamo chiamarlo così. Il fatto che sai che può avere un ritorno sulla vita degli altri. Ed è straordinario, non c'è paragone.
Io sono sicurissima che, appunto, a proposito di ritorno sulla vita degli altri, entrambi abbiate un sacco di persone che vi contattano per chiedervi consiglio, anche semplicemente per sentire qualcuno che può stare vicino. E volevo chiedervi come vi interfacciate con queste persone, perché comunque ci vuole sensibilità, però bisogna anche stare attenti a comunicare nel modo giusto. E mi chiedevo che regole vi siete dati, se ve ne siete dati, e come vi comportate lavorativamente, ma non solo. Intendo dire anche sui social, la persona che scrive e vi chiede un consiglio. Chi vuole parlare prima? Guarda, io nella mia fattispecie evito di fare diagnosi digitali, perché a me viene chiesto molto spesso che cos'ho? Cioè, c'ho questo, che cos'ho? Poi tendenzialmente arriva anche materiale fotografico per documentare quello che si ha, e ti immagino che facendo l'urologo andrologo il materiale fotografico che mi arriva è tendenzialmente un dick pic estemporaneo, e talvolta nemmeno tanto estemporaneo, con tanto di dettagli che, vabbè, insomma, io lo prendo per quello che è, ed effettivamente... che cos'ho? Le diagnosi digitali non siamo bravi a farle, secondo me vi conviene diffidare da chi le fa, perché la differenza tra la diagnosi dell'intelligenza artificiale e quella della persona che fa il mestiere del medico sta nel guardarvi negli occhi, nel sentire il vostro tono di voce, il timbro di voce, come cambia quando gli raccontate qualcosa, e nel palpare, nel toccare, che è ovviamente il primo atto medico. Sebbene possa suonare male, no, palpare, ma in realtà la parola palpazione è una fase dell'esame obiettivo, e si chiama proprio palpazione, che dura più di 10 secondi e non è un reato tendenzialmente. E effettivamente è proprio quello, no? Quindi la parola che può sembrare, può avere anche un tono un po' brutto, in realtà in questo caso serve, e serve a fare una diagnosi. L'altro lato invece è quando ti arrivano con delle problematiche che vanno oltre quella clinica, ma che sono più legati alla società in cui vivono. Io l'altro giorno ricevevo questo messaggio, che poi ho voluto pubblicare perché era veramente indicativo di un disagio, di una disabilità personale, di un genitore che mi diceva: guarda, ho fatto una vita pessima perché ho un pene piccolo, non facevo la doccia da ragazzino negli spogliatoi perché mi sentivo disagiato, mio figlio ha un pene piccolo perché l'ha deciso già a priori che il figlio avrà un pene piccolo, non gli faccio fare la doccia di calcetto perché avrà una vita di merda. Quindi puoi dire quello che vuoi, che siamo tutti normali, ma questa roba per me mi ha fatto vivere male. Cioè, e io gli ho spiegato che in realtà, al di là che non conoscendo anche nella fattispecie, in linea molto teorica, dico: guarda, innanzitutto non stai facendo il bene di tuo figlio perché gli stai già privando di qualcosa e hai deciso per lui. La seconda cosa è, attenzione, cioè... hai interiorizzato un trauma, non l'hai mai risolto, ti invito a risolverlo con le persone adeguate, ma soprattutto ti invito a non tirare nel tuo trauma personale anche la parte della tua famiglia, che magari in questa roba non c'entra nulla. E veniva proprio fuori, poi sono venuti fuori ovviamente tutti i messaggi sotto, e un disagio importante in questa cosa, ma tu non lo sai come può vivere male la persona. Io lo so come può vivere male quella persona lì, perché li vedo tutti i giorni, ma tendenzialmente non si può dire: perfetto, io vivo questo disagio, lo amplifico. Non ho mai capito che culturalmente, nonostante c'era una moglie, dei figli, cioè non ho mai capito culturalmente, lo vivo in prima persona, ma non serve a niente, perché tanto per fortuna ho una moglie, ho dei figli e sono felice, però profondamente sono scontento e amplifico il mio essere scontento anche sui miei figli. Cioè è una roba terribile se ci pensi, no? Questa era la disabilità che io vedevo. E quando ho letto i commenti erano ancora più disabilitanti rispetto a quello che era il messaggio, perché era: no, non puoi dire sta roba perché effettivamente chi ce l'ha picco poi soffre. No, non c'è che soffrire, c'è da capire che siamo tutti diversi, ma tutti utili al piacere e tutti altrettanto utili eventualmente alla riproduzione, far felice la nostra ministra. Però tendenzialmente è così, cioè, quindi io veramente ogni giorno devi lottare per cercare di combattere uno stereotipo che nella cultura attuale è ultra radicato. Per questo dico: bisogna mostrare le disabilità e bisogna far capire che molto spesso si tratta semplicemente di una disabilità agli occhi degli altri, agli occhi della società, e non per noi stessi. Agli occhi della società, che può anche cambiare, quindi potrebbe pure non esserlo più se ne parliamo abbastanza. Allora, io non sono nel campo medico, ma mi arrivano le stesse foto, quindi
Vorrei prendere una laurea all'Università dell'Instagram perché le foto parlano della stessa cosa. Devo fare lo slalom tra persone che magari hanno una disabilità e apprezzano la modalità di comunicazione, magari dicendo anche non so come tu faccia, ma quello è un aspetto caratteriale che io non posso cambiarmi, se non dire guarda che con i tuoi dovuti tempi e le tue modalità potresti stare meglio a livello emotivo. Poi ho la categoria del non ci credo che lo fai, voi avete l'assistente sessuale, a prescindere, cioè proprio diretta conseguenza. Terzo, ho quelli fanatici di fare avviene ad un rapporto sessuale con una persona in carrozzina o comunque fuori dall'immagine standard. Cioè, si svegliano proprio la mattina con quell'obiettivo. Se poi hai anche una protesi, un qualcosa, un gesso, un qualcosa ancora di più conclamato, sei proprio vedendo la situazione, come per tornare al discorso di prima. Terza parte, c'è un problema di associazione di argomento tra sessualità, aspetto pruriginoso, chiamiamolo così, e sessualità, aspetto di azione fisica. Non ci credo che tu, messo così, puoi fare la qualunque. Non devo dimostrare niente a nessuno, non devo fare giochi senza frontiere. Io sto dicendo una cosa, spero almeno, di lasciare un contenuto che vada un po' più dell'orgasmo in sé, o comunque dell'obiettivo comune a tutti, ma spiegando che le modalità per arrivarci non è quella che impari sul libro a pagina 33, cioè ognuno si costruisce la sua in base ai bisogni, le necessità, le voglie, perché anche il concetto di voglia non è qualcosa di negativo. Nasconde o comunque protegge il concetto di scelta. Scegliere di fare questo invece che qualcos'altro. Scegliere una modalità invece che un'altra. Scegliere un partner. Scegliere la storia della vita come scegliere il partner di una sera. Cioè, usciamo anche da questo immaginario che quello con cui vai a letto, fai sesso, è il partner del matrimonio e della vita intera. Quante volte io mi sento giudicata perché parlo liberamente di Tinder, cioè di una dating app. Qual è il problema? E chi va alla Selunga e nel carrello mette l'ananas, lo conoscono tutti, è la modalità per far capire che si è per la spesa, anche per un altro motivo. Io sono rimasta ferma alla pecca. No, c'è anche l'ananas che è una comunicazione parallela per dire mi piace l'ananas, ma se c'è anche altro. E quindi voglio dire, anche quello è un partner eventualmente fugace, perché nessuno ha la sfera di cristallo. E perché allora dobbiamo ancora di più immergerci nello stereotipo del per sempre felici e contenti, oppure se sei disabile ti puoi meritare solo una botte via, o ancora di più se vuoi arrivare a quell'obiettivo devi aspettare la persona a cui piace, alla Carlo Verdone lo famo strano. No, è di una banalità sconcertante, potrebbe essere di una banalità sconcertante. Perché? Perché noi non mettiamo mai al centro la persona, ma sempre l'atto meccanico della sessualità che ambisce per forza, altrimenti non siamo valevoli di raggiungere l'orgasmo o di
provocare e regalare orgasmo alla o al partner. Questo è un tarlo della società che non ci toglieremo mai e dal quale passa un'unica narrazione quando parliamo di sessualità. Mentre parlavi, Valentino, io stavo pensando a tutti gli stereotipi che ci sono sulla sessualità. Tanti ce ne sono, mi sembra, a livello proprio della nostra società. Ma per quanto riguarda le persone con disabilità, mi sembra che siano ancora più rigidi. Cioè, quando tu hai nominato le avventure di una sera, io ho pensato a quanto molto spesso sta per scontato che le persone con disabilità si debbano, fra virgolette, accontentare, non scegliere, ma accontentare. E mi chiedevo, Nicola, tu, persone che sono convinte di doversi accontentare, come fai ad aiutarle? Come fai a fargli capire che non è così? Questa è un'impresa, no? Nel senso che, secondo me, il mio messaggio iniziale è tanto amor proprio, perché il vero dramma delle persone che vivono l'idea dell'esperienza sessuale come il doversi accontentare è la propria mancanza d'amor proprio. Tu ti rendi conto che non hanno un rapporto sereno con se stessi, e quando tu non hai un rapporto sereno col tuo corpo, di cui accetti la continua evoluzione, perché è quello il vero dramma. Cioè, il nostro corpo non è statico, il nostro corpo non è una roba che tu accetti oggi e domani dici ok, tanto ho già fatto. No, domani è un'altra roba, dopodomani un'altra ancora, dopodomani la sacca scrotale comincia a scendere, dopo l'altro giorno la tetta cade, e quello è normale, è bello, è una roba che è della natura umana. E la serena accettazione continua, perché quella è la fregatura, perché quando pensi di essere arrivato, ok, ho accettato che sono così, no, un'altra roba. La sessualità è uguale, vabbè, ho accettato che mi piace questo, no, però magari c'è quest'altra roba che potrebbe essere interessante. Cioè, è una continua cambiamento, e il continuo cambiamento è una continua accettazione. Il vero dramma è che chi non riesce a stare dietro questo cambiamento, quindi alla continua accettazione, vive l'idea del doversi accontentare. Doversi accontentare lo superi nel momento in cui tu accetti serenamente che la tua personalità, la tua sessualità e il tuo corpo è in uno spazio di tempo che prevede il cambiamento. Quel cambiamento, la serena accettazione di quel cambiamento, è ok, posso finalmente vivermela bene e non stare lì, ok, mi devo accontentare. E quello, quindi l'idea è: ama il tuo corpo, capisci cosa diventerà. Per esempio, noi abbiamo un grosso problema, no? Noi europei, con molto italiani, Sud Europa, con la nudità. Cioè, noi tendenzialmente cerchiamo sempre di non farci vedere nudi in luogo pubblico, cioè in luogo pubblico non si sta nudi. E pensa agli asiatici che, per esempio i giapponesi, vanno ai bagni pubblici tutti insieme, nonno, padre, figlio, nipoti, nipote che lava una schiena al nonno, cioè il nipote già da bambino ha la proiezione di quello che sarà il suo corpo da adulto. Cioè, un bambino asiatico che va al bagno pubblico, alle terme col nonno e gli lava la schiena, sa già che il suo corpo sarà quella roba lì. È già abituato a vedere altri corpi, sa già che è un trasformarsi, ok? E quindi inizialmente, probabilmente, già vedendolo riesce ad accettare più serenamente quella condizione. Sa già che siamo tutti diversi. Noi invece cominciamo a nasconderci proprio già dall'infanzia, anche in spiaggia, tutti quei costumini, anche a un anno, no? Nonostante non ci sia nulla di sviluppato a livello genitale, tutti già a coprire le pudenda. Perché non si deve vedere, non si deve sapere. In realtà la nudità ha proprio quel compito, probabilmente, di insegnare che il tuo corpo si trasformerà. Io, quando ho iniziato il mio lavoro, ho scoperto tantissimi corpi diversi dal mio. Ho scoperto che diventerò, verosimilmente, nella migliore delle ipotesi, uno di quei corpi. E quindi, perché non accettare che prima o poi sarà così? E accettare che qualcuno dovrà aiutarmi nel lavare il mio corpo, nel aver cura di me stesso? Perché purtroppo per fortuna, e l'evoluzione, se quando accetti questo passaggio mentale, cioè quindi quando accetti il fattore tempo e il fattore cambiamento, tu hai una serena accettazione di te stesso, e quindi puoi dire: perfetto, ora non c'ho bisogno di accontentarmi, perché questo è quello che io sono e mi merito e sono felice di avere. Nel momento in cui invece pensi che è una tragedia il fatto che cambi, non riesci ad accettare, dici: vabbè, è quello che capita, ma accontenterò perché solo questo riesco ad avere. Ecco, oggi avrebbe dovuto essere qui con noi, ed è un peccato che non ci sia anche Simone Riflesso, che ha avuto un incidente ed era una persona, come dire,
senza disabilità e poi, esatto, e poi insomma non mi ricordo che incidente abbia avuto comunque. E per lui penso sia stato particolarmente difficile, forse, perché tu parli di cambiamenti fisici, però lì è proprio un cambiamento che lui stesso nella puntata del tuo podcast Sexability l'ha detto. Lui era in un contesto familiare in cui comunque le parole pesavano e lui era anche omosessuale, quindi era insomma una condizione doppiamente difficile da affrontare. In effetti, se prendiamo questo punto di vista in cui tutto si cambia di continuo, diciamo che dovremmo, sto parlando a livello di società, non a livello di individuale, perché smettiamo anche di pensare che la responsabilità è sempre individuale. C'è una società che può aiutare o meno a scendere a patti con i cambiamenti, qualunque tipo essi siano. In questo caso magari una società diversa avrebbe potuto aiutarlo. Sicuramente una società diversa aiuta ad accettare il fatto che tu possa cambiare, che qualsiasi cosa può succedere da un momento all'altro e ti cambia completamente le sorti della vita, come è successo a Simone. Ma Simone è una persona coraggiosissima, una persona che ha accettato quello che gli è successo, che ovviamente non è facile, perché giustamente Simone ci faceva notare la differenza di quando nasci con una disabilità e quando invece la disabilità l'acquisisci, che sono due concetti molto diversi. C'è un lavoro che devi fare ovviamente su te stesso, e questo lavoro su te stesso è tanto più complicato quanto meno è compliante la società in cui vivi. E noi che abbiamo una società scarsamente compliante per le persone con disabilità, tanto acquisita quanto dalla nascita, effettivamente facciamo molta fatica. E lui da solo e con l'aiuto che ha avuto dalla sua famiglia è riuscito, e dalle sue conoscenti, ma Vale è una carissima amica di Simone, sicuramente è stata a spalla nel suo percorso di accettazione di quello che gli è successo. Effettivamente quando vivi in una condizione del genere e hai degli esempi positivi diventa tutto più facile. Il rischio è che non tutti vivono e circondati da esempi positivi, e quindi le cose diventano molto più complicate e articolate. Qui in realtà un'altra cosa che mi era piaciuta molto del discorso che aveva fatto Simone, ma vorrei girarlo anche su di te, Valentina, perché era un argomento che secondo me è molto interessante. A un certo punto Simone parlava della difficoltà di rapportarsi a un caregiver e al partner, che diceva che molto spesso le due figure si toccano e si rischia di travalicare dei confini. E questo è anche vero nella questione di sentirsi, immagino, con il partner la difficoltà di essere al contempo oggetto di attenzioni sessuali ma anche sentimentali, e però rischiare di farlo sentire, cioè non farlo sentire, che lui si senta o lei in qualche modo caregiver anche. E volevo chiederti il tuo punto di vista, perché è effettivamente una cosa complicata da gestire. Intanto mi dispiace che Simone non sia qua, perché è un alleato prezioso di quello che facciamo quotidianamente. Io e lui siamo molto diversi ma complementari, quindi averlo qui insieme a noi sarebbe stato fonte di grande soddisfazione per me, per loro, ma anche per voi. Detto questo, sì, mi rilascio anche a quello che ha detto lui sul fattore con la disabilità, se ci nasci o se ci diventi. Posso assicurarvi che sono due cose completamente diverse, ma sono figlie dello stesso problema, che è un problema di società. E se è un problema di società diventa un problema anche tuo, perché tu vivi nella società. La questione caregiver è omologata, invece universalizzata, che è l'assistente, colui che sopperisce ai tuoi limiti in qualche modo. Nel mio caso, caregiver prima di tutto è stata la famiglia, man mano si cresce è giusto, a mio avviso, conquistare una forma di autonomia veritiera e monogama, nonostante tu magari da solo, da sola, non riesca a stare, nel senso che caregiver familiare è comunque un rapporto di pancia, è un rapporto dove un genitore è genitore fin quando non va nella tomba, e quelli che sono sempre dai non farlo, dai non dirlo, oppure dai vai, e magari tu non sei così convinta,
e quindi l'aspetto genitoriale si rischia all'aspetto assistenziale. Quando si raggiunge la maturità, che non è per forza la grafica, ma è umana, e personale e di visione di futuro, io consiglio di staccare quella spina, che non vuol dire ribellare i genitori, ci mancherebbe, ma provare a costruirsi un progetto di vita. Detta parole, sembra un progetto, vado lì, vado là, voglio questo, voglio quell'altro. Detto invece realisticamente, è qualcosa che è, anche se nessuno lo sa, protetto dalla legge, dalla 328 del 2000. Questa legge va a parlare di progetto di vita indipendente, dove le istituzioni devono, per legge, lo sottolineo, perché non è così, andare ad aiutarti e a supportarti, a scrivere, è brutto da dire, però una sorta di testamento nel futuro. Quando i tuoi non ci sono più, quindi quando la famiglia, nido, felice, almeno in linea di massima, non c'è più, cosa vuoi? Cosa farai? Qual è la tua scelta? Qual è il tuo volere? Uno può dire voglio andare in struttura, non c'è nessun problema, è una scelta. Oppure può dire voglio continuare con le mie autonomie, per seguirle magari sempre di più, rimanere al domicilio e avere un'assistenza. Ovviamente può essere anche se ci sia un partner, perché l'età evolutiva può portare anche quello, ma il partner non è l'assistente. Può capitare che se siete in giro succede un imprevisto e deve, è brutto da usare, ma deve, o comunque non deve, ma poi ne fa di una conseguenza. Ma non è il partner in caregiver, perché le storie finiscono, i rapporti evolvono, quello che oggi non è domani, e quindi non lo puoi o non la puoi caricare di quella responsabilità. Già ha una responsabilità primaria, che è quella di voler stare con te e di costruire qualcosa con te. In una società dove non riconosce te, e a maggior ragione pensa che lui o lei sia fuori di testa a voler stare con te. Quindi non carichiamo di ulteriori pesi emotivi, e non solo emotivi, ma perché non è giusto principalmente per il ruolo che ha, è il tuo partner. È quello con cui costruisci una parte o tutta la vita. Non è l'infermiere, non è la badante, non è la mamma o il papà, non è il fratello, non è nessuno. Cioè, non è dovuto. Quindi partendo da questo, a mio avviso le istituzioni devono rispettare anche questo. Devono rispettare il concetto di scegliere un assistente in base alla propria immagine e somiglianza e al proprio bisogno. Ma non è il mio ragazzo. Allora, io stavo tenendo d'occhio l'orologio. Siccome abbiamo iniziato un po' in ritardo, io volevo chiedere un attimo all'organizzazione se c'è tempo ancora per qualche domanda dal pubblico. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, è il momento. Sì, infatti. Allora, in realtà, per chi è venuto qui oggi, so che c'è stata un'iscrizione telematica, giusto, via mail, riceverete un piccolo regalo sulla vostra mail, quindi controllate se non vi arriva nei prossimi giorni, andate a dare un'occhiata nello spam. Era questo il regalo. Hai dato lo spoiler del regalo. No, è troppo generoso Nicola. Ha voluto anticiparvi quello che riceverete. Allora, se nessuno ha delle domande, ne ho una io. La mia domanda è: cos'è che nel vostro lavoro avete imparato? Perché adesso abbiamo parlato, cioè comunque vi siete approcciati,
certamente in maniera molto personale e mettendoci la testa e il cuore, però comunque quando avete iniziato era un ragionamento, immagino, anche molto, come dire, astratto. Invece però, lavorando sul campo, da divulgatore scientifico e da attivista, cosa avete imparato? Io sto ancora imparando, cioè io appena sono lì che sto cominciando, no? E in realtà ho imparato che è complicatissimo usare le parole giuste. È complicatissimo, il rischio di sbagliare è sempre dietro l'angolo e il rischio che qualcuno possa sentirsi escluso dalle tue parole è veramente quello in cui non vorresti mai incorrere, ma è un attimo caderci dentro. È un attimo perché di fondo siamo tutti figli della stessa cultura e non possiamo uscire dal contesto in cui viviamo o da quello in cui siamo cresciuti. Anche io ho fatto un lavoro enorme e sto facendo ancora un lavoro enorme su me stesso e sul mio modo di essere, sulla mia personalità e quella continua accettazione, no, che ti dicevo prima, che mi porta ad avere un maggior numero di conoscenze e acquisizioni sul linguaggio migliore da usare, anche conoscendo persone differenti ogni giorno. Quindi in realtà è perdere la paura di sbagliare, accettare che possa succedere, perché può succedere, e non costruirsi barriere inutili che ti limitano nei rapporti anche personali. Come dice anche il motto del Mix quest'anno è stay open, no? Cioè il messaggio è stay open, apriti al mondo, tanto alla fine sbaglierai, ma non ci sarà nessuno che ti condannerà perché hai fatto quell'errore. Qualcuno dirà: guarda, hai fatto un errore. L'intelligenza è saperlo riconoscere e dire: oh cacchio, hai ragione, ho fatto un errore, e rimediamo. Poi c'è chi si diverte a dire, a punzecchiarti perché hai sbagliato qualcosa, e quindi, però quello è la natura umana che è così. L'accetti per quella che è, dici: perfetto, quindi devo migliorare sotto questo aspetto, perché è qualcosa che... Ed è bello perché è un continuo mettersi in gioco. Secondo me è veramente la cosa più bella di questo lavoro. Grazie mille. Come ha detto Nicola, secondo me se parli di cultura reale non finisci mai di acquisirla. È un viaggio. È un viaggio fatto di tappe, in qualcuna vedi qualcosa, in altre te le inventi per andare comunque avanti. Nel mio piccolo quello che ho imparato è stare bene grazie agli altri, cioè condividere per essere a mia volta parte di questo mondo che non ha confini, perché l'online non ha confini. E quando tu scegli di condividere e di farlo in un certo modo, senti che ne fai parte. E quando azioni nel dialogo, nel dialogo bello brutto, l'obiettivo è raggiunto. Grazie mille a entrambi. Io direi che si meritano un grosso applauso tutti e due. E ovviamente grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Grazie a Greta che oggi ha trovato un momento di venire qui, perché Greta è da poco mamma, ha una bambina straordinaria e che tra l'altro ama la pizza, e quindi questa roba qui mi rende particolarmente orgoglioso, e si addormenta solo quando sente parlare il napoletano. Io da buon napoletano, io questa roba qua sono super proud. E grazie mille a te, e ora credo ci sia una proiezione, giusto Pier? Sei tu che ce lo dici? Ho fatto un errore. Ah, grazie ovviamente alle ragazze dell'ISSE che ci hanno accompagnato e vi accompagneranno per tutto il festival. Grazie mille ragazze. C'è una gaffa dietro l'altra. Ha fatto la notte in ospedale, bisogna dire anche questo. Grazie ancora a tutti.